And now, ladies and gentlemen... Primo spettacolo. Noi iniziamo questo viaggio di primo spettacolo, Federica parlando di libri, parlando di un romanzo, un romanzo desordio intitolato Sbirritudine, un poliziotto dentro la mafia più feroce una storia vera. No, ha scritto Giorgio Glaviano, che è in studio con noi. Ciao Salve, Giorgio. Salve, ciao. Buonasera, ben trovato. Ciao, ben trovato. Lo pubblica Larizzoli, è il tuo romanzo d'esordio, benché tu insomma, non sei nuovo alla scrittura, anche se si tratta di scrittura... Di sceneggiature. Sì, io sono uno sceneggiatore e lavoro. Cioè, ho lavorato con Rai, Mediaset e adesso recentemente con, con Sky. In quali progetti? Per, per, uh, per Rai ho lavorato al sorteggio con Beppe Fiorello, eh, poi con proietti Il Signore della Truffa. E poi il Mediaset uh, Tre rose di Eva, che adesso in onda la terza sì. stagione. e Poi il, Adesso con Sky, un progetto sulla, sul petrolio, eh, cioè le grandi società che si contendono l'oro nero e poi una cosa che al momento non posso ancora rivelare insomma, un progetto <ride> sì. sul quale stai lavorando una bella sì. palestra per la scrittura in realtà quella di eh, scrivere dalle sceneggiature per eh, i telefilm, per le serie televisive che sono diventate un linguaggio tra l'altro che ha avuto insomma, ah, in questi ultimi anni un valore sempre più eh, importante ed elevato ben diversa però dalla scrittura di un romanzo assolutamente sì, sì. Eh, il romanzo ha un, un tipo di impegno e un tipo di eh, rapporto con, con la scrittura completamente diverso nella sceneggiatura eh, si lavora in gruppo tendenzialmente quasi mai da soli, eh, si ha a che fare con eh, tutta la filiera che arriva fino alla finalizzazione con, con eh, il regista. Eh, nella scrittura di un romanzo invece si è completamente da soli. Di fronte al computer, chiusi nella propria stanza eh, e via. Sì, anche se in questo caso, appunto, come hai detto prima, eh, essendo una storia vera, cioè basata su fatti realmente accaduti, eh, io ho avuto la possibilità eh, di, eh, diciamo, di non lavorare da solo, ma di ascoltare dalla viva voce di chi ha Vissuto la gran parte delle, degli eventi che sono narrati nel libro uh, sulla propria pelle. Uh, è stato un incontro uh, diciamo, fortuito uh, uh, con questo poliziotto siciliano, uh, nel momento per lui uh, più basso, nel momento in cui la, la, davvero la sua rabbia era arrivata sul pun al punto di esplodere. Uh, per me, invece, era uh, probabilmente il momento giusto. Il punto di partenza: eh, sì, diciamo. sì, per raccontare la sua storia, perché da siciliano, io sono siciliano di Palermo, era... Eh... Il, il momento giusto per raccontare una storia uh, che ha una, una valenza così universale e così terribile allo stesso tempo. Che cos'è la sbirritudine di cui parli in questo romanzo e che dà anche il titolo? Allora, la sbirritudine, il, il titolo viene fuori da, una, da un libro di Attilio Bolzoni, Parole d'Onore. Lui riporta le, una frase di eh, Totorina eh, che dice: eh, La curiosità è l'anticamera della sbirritudine. È un'accusa che lui muove a uno dei suoi uomini, eh, intimandogli di non eh, parlare troppo, di non chiedere troppo troppo. Eh, allora, la, la volontà di usare questo titolo era quello di strapparlo al mondo della mafia e di riportarlo nell'alveo della legalità, cioè l'essenza dell'essere sbirro, in questo senso sbiritudine, Perché il essere sbirri in Sicilia eh, è quasi un controsenso, come eh, dice il, il, il protagonista, eh, come urla il protagonista, perché il suo è un lungo, lunghissimo urlo nel corso di una notte che sembra non finire mai. Eh, la spiritudine è eh, il, il sesto senso per la mafia, in questo caso, che tutti i siciliani hanno e che il poliziotto eh, ha l'ennesima potenza. Raccontiamolo un po' questo personaggio, inquadriamolo. Ci diceva un incontro fortuito. Immaginiamoci sarà eh, voluto del tempo anche per avere la sua diciamo, fiducia nel trascrivere in realtà anche dei fatti reali che ti ha confidato. Che, chi era questa persona? Che tipo di percorso eh, ha avuto? Eh, beh, diciamo, il, io non posso parlare direttamente di lui, eh, ma posso parlare, diciamo, eh, di ciò che di lui è finito dentro il personaggio, cioè quello che eh, diciamo si, si può leggere. Eh, sono 25 anni della, della sua vita: eh, a partire eh, dalla, dal momento in cui lui eh, diventa poliziotto, eh, quasi come forma di, eh, eh, lui all'inizio non voleva fare il poliziotto, era il padre della poliziotto. Un poliziotto che aveva subito eh, le angherie, il peso, i soprusi eh, di Cosa Nostra e eh, eh, di un ambiente che era totalmente contaminato, che era diventato, come lui eh, ripete spesso, Totalmente grigio, anche i colleghi del padre erano nella grigitudine. Eh, quindi il, il personaggio non voleva assolutamente fare il poliziotto, ma ci finisce perché eh, eh, diciamo, eh, incontra un uomo eh, che non appartiene alla mafia e che definisce i mafiosi delle pecore. Un uomo che è capace di sfidarli Beh, è un criminale. Eh, lui lo conosce da ragazzino e quest'uomo gli dice eh, i mafiosi sono solo pecore perché sono capaci di agire nella notte, si comportano da lupi ma sono solo pecore. Allora quest'uomo muore, il, il nostro personaggio decide che deve fare qualcosa, che lui, non, lui deve essere come suo padre ma più di suo padre, vendicare il padre in qualche modo e eh, quindi diventa poliziotto. Quindi il percorso che viene narrato nel libro è il, il percorso dall'inizio, dalle scorte, dalla, uh, dal servizio alle volanti, il servizio uh, di scorte ai giudici, il servizio uh, che fa il maxi processo dove vede come animali in gabbia uh, tutti i boss, il gota di Cosa Nostra uh, e ha modo di guardarli negli occhi, di guardare la loro, tra virgolette, fierezza, uh, la fierezza uh, della loro improntitudine, della loro mafiosità. Uh, e non si ferma, eh, da quel momento decide che lui deve fare qualcosa, deve continuare a combattere, sceglie di andare nel posto più lontano eh, apparentemente dalla zona di battaglia, va in una piccola provincia e comincia da lì, perché come lui mi ha ripetuto spesso, se indaghi sul furto di un'arancia, alla fine puoi arrivare dritto al cuore dello stato, se non ti fermi mai. Insomma, questa è la trasposizione, parte della trasposizione appunto eh, letteraria che tu hai fatto di questa, di questa testimonianza, ehm, che però è anche la testimonianza insomma, di, di un valore, di un convincimento rispetto a certi valori che in un contesto appunto così difficile sia su un fronte che sull'altro perché anche dal punto di vista appunto dei colleghi e dello sì. Stato poi avrà le sue difficoltà il tuo protagonista è terribilmente vero sì purtroppo il, è quello che eh, diciamo, lui ha vissuto e che eh, diciamo, ognuno di noi eh, diciamo, nei limiti ovviamente della, della, della propria professione e nei limiti di, di ciò che ognuno di noi fa ogni giorno si trova ad affrontare oggi sentiamo il gli arresti recenti su uh, appunto eh, Mafia Capitale. Ecco, eh, il senso è proprio questo, cioè eh, la Mafia eh, ha sicilianizzato l'Europa, utilizzando il termine eh, Sicilia in, in maniera negativa in questo caso, eh, per parafrasare Sciascia che diceva che la linea della Palma sta continuando a salire e presto arriverà fino al nord Europa ed è quello che sta succedendo, ma non è... Eh, il, un movimento che parte dagli da, uomini di Cosa Nostra, dell'Andrangheta, della Camorra, della Sacra Corona Unita. È anche una forma di convenienza, come leggiamo dalle intercettazioni, cioè c'è una forma di connivenza. Questa zona grigia, eh, questa zona che si trova eh, esattamente tra le due parti del muro, è lì che si trova questo paese in questo momento è, ed è da lì che il protagonista lo vuole tirar fuori. La, diciamo, il luogo dove lui andrà ad indagare, dove ci dici si ritirerà, si chiama Pre Prezia? Sì, Prezia, eh, ma è un luogo realmente esistente? Eh, in no, o l'hai allora il, diciamo, la, la geografia del, del romanzo è alterata, nel senso che i nomi dei luoghi, i nomi dei personaggi, eh, le situazioni sono eh, ovviamente alterate, eh, perché il... Eh, Diciamo, il, il poliziotto reale è ancora attualmente in, uh, in servizio, quindi non si poteva assolutamente raccontare certo. esattamente. E eh, ed dire rivelare le, i nomi. Quindi la geografia è alterata, anche per favorire, perché ovviamente il romanzo è, tra virgolette, tagliato con uh, la fiction. Io, io questo faccio: cioè il, invento trame e recupero da altri: cioè prendo spunto da altre situazioni. Quindi poi ibrido tutto, cercando di compattare uh, all'interno di un genere, all'interno di una struttura, um, i nomi sono tutti inventati, tranne i nomi delle, delle grosse città che rimangono, eh, rimangono le stesse. Giustamente. Sì. Infatti il ritmo di questo romanzo è un ritmo molto cinematografico, insomma, di racconto, di racconto eh, visivo. C'è un altro aspetto che insomma, può colpire ed è diciamo, la dimensione di solitudine in cui poi si ritrova il personaggio facendo delle scelte coerenti eh, da un certo punto di vista, l'isolamento eh, professionale ma anche sentimentale che è un altro tratto caratteristico di queste persone, perché non si tratta di un caso isolato, poi sono diversi, anche se magari ignoti, eh, i servitori dello Stato che fanno poi questa scelta. Sì, beh, il, diciamo, una delle principali strategie della, della criminalità organizzata per diciamo, eh, fermare eh, i servitori dello Stato eh, è quella, eh, o comunque gli eroi civili in generale, perché di eroi si tratta, perché è una battaglia che viene combattuta ogni giorno. Il... Quando il personaggio afferma uh, che lui non sceglierà mai la zona grigia, non sceglierà mai il compromesso, è perché davvero, eh, ed è una cosa che va ripetuta con forza, questo paese è in guerra, non lo dobbiamo dimenticare, è una guerra e in una guerra bisogna scegliere da quale parte stare. Nella zona grigia non ci può stare nessuno perché lì si muore. Allora il, la, lui è questo quello che chiede, lui è questo quello che è costretto a fare, che sente di dover fare perché lui è... Come ripete, è, smalato, è malato di spiritudine. Eh, è isolato, sì, eh, però nell'isolamento lui trova la forza per continuare a combattere. Eh, nell'isolamento eh, ognuno di noi, diciamo, da, lo dico da siciliano, ci portiamo dentro questo, cioè veniamo da un'isola e, e ognuno di noi cerca il limite continuo delle cose, come fa il personaggio che ogni volta che deve fare una scelta importante, ogni volta che deve affrontare eh, una situazione di forte stress, arriva al limite delle cose che per un siciliano è sempre il mare. E sembrano lontani gli anni degli attentati di Falcone e Borsellino in realtà è storia, è storia recente e lo sono anche un po' eh, diciamo quel, quel, periodo, quel periodo storico, tutto quello che, che è accaduto, il maxi processo, la reazione anche dalla parte della, diciamo della parte civile sana mm. no? Del, eh, della Sicilia. Ad oggi, dopo tanti anni, che percezione c'è della presenza della mafia? Ecco, tu vieni ad esempio da, eh, da Palermo, no? una città che ha attraversato dei momenti sicuramente oscuri e difficili. Ad oggi che percezione? C'è, cioè, quanto poi la mafia si è modificata nonostante gli arresti eccellenti? Beh, in, in realtà, diciamo come viene affermato nel, nel corso del romanzo, eh, la, eh, la mafia tende a cambiare pelle. C'è cioè, un detto siciliano che, eh, se lo posso dire in dialetto, è caliti, calati giunco capassa china, cioè calati giunco, piegati giunco che sta passando la piena del fiume. Eh, cioè, il, la, la mafia è questo, la mafia si nasconde, la mafia. Può anche piegarsi, ma non si spezza, rimane lì in attesa. Eh, la mafia ha cambiato pelle, eh, lo vediamo con uno dei personaggi della, del romanzo, eh, è diventata qualcos'altro, si è spostata. Oltre la zona grigia, verso la zona dei colletti bianchi è diventato quello perché da lì si controlla meglio. Uccidere, eh, come è successo negli anni ottanta in Sicilia o con le stragi degli anni novanta, eh, uccidere non è mai un buon affare per cosa nostra, non lo è per nessuna organizzazione criminale. Il controllo, la gestione del potere, eh, il consenso si ottengono solamente con la quiete, con la calma, ed è lì che la mafia fa i suoi affari Quindi migliori: bisogna preoccuparsi più nei momenti di, di calma che nei momenti Assolutamente. eclatanti. Assolutamente. Senti, cosa, cosa pensi di una possibile vita mh, cinematografica o televisiva di questa, di questa storia? È vero che adesso va più di moda la camorra, lo 'ndrangheta', diciamo. Al Beh, cinema, sì. <ride> sì, è vero. Eh, io, io quello che credo è che il, cioè, non so che cosa succederà, eh, diciamo, ho ricevuto già mm, diciamo, delle, delle proposte. Per una virgolette traduzione, eh, non so, spero che eh, la cosa mh, si possa cioè, possa arrivare a buon fine. Eh, il romanzo è stato pensato eh, esattamente come se fosse una sceneggiatura io mh, mi sono occupato per, uh, mh, per tanti anni diciamo mh, ho scritto mh, dei saggi sulla mh, scrittura americana, sulla serialità americana eh, da cui cioè, mh, ho tratto diciamo molte lezioni che ho usato in questo caso cioè, ho percorso un genere, ho strutturato in un certo modo diciamo l'andamento del, delle pagine del libro e la, mh, i singoli capitoli in modo tale da avere una, uh, un incalzare eh, pensando, avendo un occhio Uh, eh, immaginando che il protagonista avesse una sorta di telecamera tra gli occhi Che riprendesse tutto quello che succedeva eh, Quindi sì, speriamo che, che la cosa... Che no <ride> Assolutamente Senti, il, eh, il poliziotto che ti ha consegnato questa sua eh, storia Ha letto, che, immaginiamo, il romanzo Che cosa ti ha, ha detto? Beh, lui è, il, è rimasto molto colpito dalla... dalla mm, dai colori vivi uh, che ha, ha trovato uh, uh, nella, nelle singole diciamo, scene. Spesso in, uh, in certe cose ci diciamo, siamo trovati a scherzare e a ridere, uh, perché lui la, su determinate parti del romanzo cioè, diceva, beh, quella, quella situazione me l'hai descritta benissimo, mi, mi risentivo di nuovo lì dentro. E io dicevo, beh, proprio quella però non è quella che è successa, quella era inventata, ma lui si è trovato dentro ogni singola cosa. Ha sentito come se io gli avessi scavato dentro, perché in realtà è lui che ha scavato dentro me. Presentazione in vista di questo romanzo a Roma, dove possono diciamo, raggiungerti i nostri ascoltatori? Ci stiamo, ci stiamo lavorando con, con l'Ufficio Stampa e stiamo organizzando sia qui a, a Roma che anche a Palermo, dove assolutamente voglio andare. Giustamente. Il romanzo è di da Rizzoli, intitolato Sbigritudine, scritto da Giorgio Glaviano. Lo trovate nelle librerie. Intanto grazie a Giorgio per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie. Stai già lavorando su qualcosa di nuovo? Eh, sì. Giustamente, <ride> ci si <ride> prende il gusto no? a scrivere i romanzi. Beh sì, sì, assolutamente. Sì, Bene, assolutamente. quindi ci incontreremo per il prossimo romanzo. Grazie Beh. ancora e a presto. Un bocca grazie. A, a presto. Ciao. Ciao.